Despite it being a cloudy morning, Pope Francis still went around in the Popemobile to greet pilgrims. Some children even presented him a gift. During the Pope's catechesis, he focused on the first petition from the second part of the Our Father prayer, "Give us this day our daily bread." He said this petition should lead every Christian to think about those who suffer the most. E adesso ci farà bene fermarci un po' e pensare ai bambini affamati. Pensiamo ai bambini che sono in paesi in guerra, i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane, nel Sud Sudan. Pensiamo a questi bambini e pensando a loro diciamo insieme, a voce alta, la preghiera: Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Tutti insieme. Padre, dacci oggi il pane quotidiano. The Pope said this request for bread is a reminder of equality for all people and everyone's entitlement to the basic necessities. He lamented that sometimes there are people who do not share. L'amore nostro non può sopportarlo e l'amore di Dio neppure può sopportare questo egoismo. Mettiamoci questo in testa. Il cibo non è proprietà privata. Stare attenti a questo. Non è il mio pane, è il nostro pane. At the end of the general audience, Pope Francis publicly paid tribute to an 85-year-old nun. The Pope met her when he visited the Central African Republic in November 2015. Sister Maria Concetta has been a missionary for nearly 60 years, and the Pope explained how she has assisted in the birth of around 3,000 children.